Allora, vediamo se ci siamo. Oh, pare di no. Sempre questi controlli iniziali. Qua invece sembrerebbe di sì. Ecco. Allora, vediamo se c'è qualcuno. Se ci sono, fatemi sapere se ci sono. C'è qualcuno? O meglio, ci sono io? Sono in diretta? Scrivete qualcosa altrimenti non vi vedo. Patri, grazie, grazie. Laura, ciao, grazie, grazie a tutte carissime. Ciao Domenico, Domenica, scusa che non vedo. Federico, ciao, grazie, buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora, adesso che abbiamo scoperto che ci sono, c'è sempre qualche problema con gli streaming, sembro pure. Mamma mia, quanto sei. Ciao Floriano, ciao Angela, grazie, grazie a tutti per essere qui con me anche in questo caldissimo 19 agosto, e in questo piccolo grande momento che abbiamo per tutto per noi, no? Allora, stasera volevo raccontarvi. Ciao Franca, scusate che non leggo bene, ciao Dani. Volevo raccontarvi un po' di singolarità, un po' di curiosità rispetto a tutto quello che magari ho trovato, no? Lavorando con queste regressioni a vite passate. Cioè, diciamo, è un po' tutto particolare, no? Ma quali sono a parte che se volete, ma ciao Robby, ciao! Franca dice è la prima volta con noi. Ben arrivata, Franca, sono contenta che ci sei. Spero che ti piaccia questa serata, e poi sicuramente tanto vedrai ci sono tantissime persone meravigliose. Allora, dicevo, quali sono appunto queste cose un pochino più particolari, no? Allora, quando parliamo di regressione a vite passate, in generale l'argomento è affascinante, a volte controverso, no? E se andiamo fuori da certi. Ciao Eli, ciao. E da certi ambienti come magari il nostro, insomma, ma parliamo, siamo fra di noi e per chi ci vuole ascoltare, ovviamente ci sono tante, tante piccole grandi particolarità. Allora, che non ho trovato il riscontrato solo io, ovviamente, è proprio, ciao Donatella, è proprio è qualcosa che abbiamo riscontrato in tanti, anche perché siamo collegati, non tanto in Italia, ma all'estero, sono in collegamento con tanti colleghi e ci scambiamo sempre tante esperienze, idee e via dicendo. Allora, una delle cose che fanno un po' più scalpore, diciamo così, soprattutto in chi poi lo prova, ovviamente, è quello delle lingue non conosciute, oppure lingue che la persona non sapeva, oppure lingue addirittura proprio scomparse ormai, no? E facciamo, diciamo, per spiegarvi in breve, perché non voglio. Certo che puoi fare qualsiasi domanda, Domenica, tu e tutti quanti. Intanto che io parlo, tu fai la domanda, poi io ti leggo. Dicevo, senza spiegare ora tutto, perché altrimenti ci vorrebbero tante ore, poi ho fatto tante altre live su tutto su questo tema, che è proprio il mio nello specifico, ma come sapete poi io mi occupo di tutto il resto, no? Fino a dove arriviamo, ovviamente. E allora, alcune persone durante questo stato, che non è altro che uno stato non usuale, diciamo così, di coscienza, parlano proprio altre lingue, persone che parlano addirittura lingue antiche o dialetti proprio scomparsi. Allora vi volevo fare l'esempio, ciao, buonasera a tutti, di una persona, una signora che, scusate, no, di un signore, vi parlo di lui perché è più interessante, anche se ogni volta è interessante, no? Però in questo caso c'era una difficoltà tecnica che secondo me è importante poi sapere. E questo signore parlava la lingua degli schiocchi, diciamo così, che parlano i Bantu. È un caso straordinario, proprio che lui, questo signore, era completamente privo di conoscenze linguistiche particolari. Durante una regressione, iniziò a parlare proprio fluentemente una lingua estremamente rara, estremamente complessa, cioè non è che dice, sai, parla francese,
Ok, ma che già magari se uno non lo sa, ovviamente anche quello è un caso, no? Raro. Ma la lingua degli schiocchi dei Bantu, io vi invito ad andare a controllare, a vedere magari qualche video su YouTube per vedere quanto può essere difficile parlarla. Ora, io con tutti i miei viaggi, tutte le mie cose, poi so tante lingue, quindi capisco più o meno qual è la lingua che stanno parlando, questa non la conoscevo, però questa è caratterizzata proprio da suoni cliccanti proprio, clic, no? Poi degli schiocchi che sono incredibilmente difficili da replicare. Anche io che ne parlo tante, mi piacciono proprio le lingue straniere, ho proprio una passione. Ho studiato giapponese, altre lingue, insomma, che difficilmente si studiano, però questa è veramente difficilissima ed è tipica di alcune tribù in Africa meridionale. E devo dire che io devo mettere il quasi, ma in realtà a me sembra impossibile da imparare se non si è cresciuti all'interno di quella comunità, che è anche piccola. Buonasera a tutti di nuovo. Durante questa regressione, quindi, questo signore che nella sua vita attuale assolutamente non aveva nessuna connessione con la cultura Bantu, non aveva mai studiato lingue africane. Non era mai andato neanche in Africa, quindi voglio dire, sicuramente una persona molto lontana da tutto questo, ha iniziato a parlare utilizzando questa lingua, ma con una fluidità veramente sorprendente, no? Quindi adesso ti leggo, Domenica, finisco solo questo caso e poi ti leggo. E questi suoni che emetteva erano proprio precisi, erano ritmici e replicava perfettamente questi click che caratterizzano il linguaggio. E questo accadde mentre descriveva una vita passata in cui si vedeva appunto come membro di una tribù, di questa tribù africana. Vivendo appunto in questa piccola comunità dove si usa questa lingua quotidianamente. Ora io ovviamente mi sono poi confrontata con altri colleghi e ad un altro collega era accaduta la stessa identica cosa e gli altri rimasero ovviamente sbalorditi, no? Perché è veramente difficile, è una complessità di suoni che uno non può riprodurre dopo un addestramento, no? E cioè ci vuole veramente un'esperienza di vita in una di quelle culture, ma un'esperienza fatta bene, ma soprattutto cioè, si vede, no? La persona che abbiamo davanti, poi ci parliamo ovviamente, questa persona insomma, aveva fatto viaggi brevissimi all'interno dell'Europa, non era una persona che aveva viaggiato tantissimo. E quindi ecco, questo, diciamo che questa la prendiamo come una delle prove più eclatanti, più sorprendenti, forse, a sostegno proprio dell'idea che i ricordi di queste vite precedenti, passate, possono riemergere con dei dettagli che per molti sono straordinari. Certo, per noi siamo più abituati, ma ad ogni modo anche noi siamo costantemente alla ricerca di prove, no? Perché è utile sempre domandarsi tutti i perché che vengono alla mente e ancora di più. E quindi, ecco, questi sono elementi linguistici che sicuramente sfidano le spiegazioni convenzionali. Ora, è ovvio, uno, la prima cosa che si chiede è come fa una persona senza questa conoscenza preliminare di quella lingua a riprodurla in maniera così accurata, no? E quindi ecco, noi l'unica spiegazione che possiamo dare, anche logica, la più logica di tutte alla fine, è proprio questa competenza acquisita in vite precedenti, che competenze che succede anche per tanti altri fatti, voglio dire. E altre competenze rimangono nascosti nella nostra psiche, no? Risiedono lì e quindi sono pronti poi a riemergere in circostanze particolari, come quando appunto si va indietro nel tempo a rivivere una vita di questo genere molto particolare. Allora, un momento che vi leggo. Scusate che ho i caratteri piccolissimi e l'età che avanza, quindi le due cose insieme non vanno tanto d'accordo, a quanto pare, e anche il non voler mettere gli occhiali, no? Sarebbe comodo. Allora, ciao a tutti, e scrive Domenica. Allora,
Un attimo solo, eh. Allora, quella la leggo dopo, eh. Guardo un attimo se hanno scritto qualcosa rispetto a quello che stavo dicendo, così poi leggo subito la tua. E Daniele dice: probabilmente un medium inconsapevole dove lo spirito lo ha usato per comunicare. Però accade, però accade in maniera completamente diversa, perché è proprio diverso poi come si svolge tutta la sessione. Sì, è possibile, però non in questo caso perlomeno. In altri casi sì, era chiaro, evidente, però normalmente non è questo quello che accade, diciamo non è la normalità, insomma, è più facile che uno ricordi quel qualcosa delle vite che aveva poi vissuto, anche perché molto spesso ci sono proprio delle prove, ecco, quindi insomma. Ma questo sicuramente è molto molto difficile. Se fosse un caso di medianità sarebbe veramente eclatante, però non, purtroppo non rientra, no, in quelle che poi sono i casi in cui qualcuno utilizza una persona poi per parlare e dire qualcosa. Invece parlava proprio di sé. Questo signore era assolutamente in linea con quello che stava cercando, il problema che aveva, ed era connesso alla vita presente. Allora, scriveva, ma ciao, buonasera a tutti. Scrive Domenica invece, passiamo un attimo a un altro argomento. Dice: da diverse fonti ultimamente arriva la teoria secondo cui dopo la morte la vista del tunnel di luce sia un'illusione, che siamo manipolati e che esseri non benevoli ci costringono a tornare in un ciclo continuo di reincarnazioni per nutrirsi della nostra energia generata dalla sofferenza terrena. Cosa ne pensi? E il discorso è molto più lungo, semmai ci facciamo proprio una serata, perché c'è da parlare veramente tanto di tutto questo, ma anche sul discorso, sul fatto che oggi purtroppo c'è troppo di tutto, no? Quindi sicuramente ci sono delle teorie, che non sono solo teorie, sono delle verità che vanno però sapute anche spiegare, no? E quindi in realtà quando poi si tirano fuori queste teorie, molto spesso si lanciano e si lanciano senza poi tutto un background, una spiegazione che invece è assolutamente necessaria. Quindi tutte queste manipolazioni, tutto questo, c'è un po' di verità ovunque. L'importante, non capisco che c'è questa cosa qua vabbè, basta che mi vediate voi. L'importante è non prendere un filone e crederci al 100%, perché purtroppo sono tantissime, tantissime le teorie che oggi sono prese, si prende una parte di verità, è una manipolazione reale, è proprio quella, no? Prendere una parte di verità e poi costruire sopra tutto un castello che potrebbe essere o no vero, e molto spesso si trova poca verità diciamo in giro, ecco. Per quanto riguarda il ciclo continuo di reincarnazioni, in realtà noi non vediamo poi niente di così grave in tutto questo, perché se lo leghiamo poi a un karma, diciamo che forse è la cosa che più di tutte dà un significato, no? Dà un significato anche logico a quello che ci accade, altrimenti la vita in sé non sarebbe né logica né tantomeno giusta, no? Perché l'ingiustizia è la cosa che troviamo più di tutti in tutti i giorni. E se ci atteniamo ancora appunto alle vite passate, una delle cose che si trovano però in maniera più frequente, cambio di nuovo, torno al discorso della serata, intanto se volete chiedere, chiedete. Una delle cose più frequenti che si trovano proprio sono delle conoscenze dettagliate di eventi storici. Quindi persone che durante una regressione descrivono con un'estrema precisione eventi storici, luoghi, culture di cui senza dubbio non avevano conoscenze precedenti. Sapete, tante volte cambia anche il modo di parlare, no? Una persona che parla in maniera estremamente semplice o che magari sbaglia anche a coniugare i verbi, parliamo anche dell'italiano, poi quando senti che parla in maniera estremamente forbita, insomma, c'è un divario veramente grande, no? Quindi sicuramente la differenza si capisce, si sente. Faccio un esempio, no?
Perché tante volte uno dice, ma magari la persona si è preparata, perché noi cerchiamo sempre dove può esserci la spiegazione scientifica, in qualche maniera, diciamo, non metafisica, no? E allora ce la facciamo la domanda, magari si è preparato, eccetera, eccetera. Però porto l'esempio di una signora che ricordava la rivolta, nei minimi particolari, la rivolta di Wat Tyler, che io sinceramente nemmeno me la ricordavo, insomma, pure ho studiato a scuola, ma non me la ricordavo proprio. E questa signora, senza alcuna formazione storica specifica, lei in realtà era arrivata solamente al secondo superiore, mi aveva raccontato per problematiche familiari, però. Lei ha descritto in maniera anche molto rapida, con incredibile precisione, questa rivolta dei contadini del 1381 in Inghilterra, che forse qualcuno di voi ricorderà, io al momento in cui è accaduto non ricordavo proprio, mi ricordavo sì la rivolta dei contadini, ma poco più, e guidata appunto da Wat Tyler. E durante la sessione di regressione questa signora entrò in uno strato, scusate, in uno stato di trance molto profondo, cominciò a raccontare proprio come se stessi vivendo l'evento in quel momento, così come accade sempre, e raccontando una serie di dettagli specifici sulla rivolta, parlava come un abitante della Londra medievale, descriveva con minuzia di particolari queste strade fangose, l'abbigliamento tipico dei contadini ribelli, le tensioni sociali che portarono alla rivolta, no? E quello che rese ancora più chiaro, più straordinario, diciamo, anche di questo ci sono stati altri casi, fu proprio la descrizione di particolari che erano veramente proprio poco noti, come il percorso specifico seguito dai ribelli quando marciarono su Londra, il modo in cui le autorità risposero inizialmente all'insurrezione e l'incontro fra Wat Tyler e Re Riccardo II a Smithfield. E questa signora narrò proprio con precisione il dialogo tra Tyler e il re. E riportando non solamente proprio le parole, ma anche i gesti, le emozioni delle persone coinvolte. È stato bellissimo per noi, voglio dire, no? Vivere questa cosa, perché sapete, più l'altra persona è all'interno, più l'emozione ovviamente arriva anche a noi, no? Poi va gestita, però senza dubbio è sicuramente emozionante. E questa conoscenza, la conoscenza di questa signora su questi eventi andava veramente molto oltre, ciao a tutti, molto oltre quello che sarebbe stato, diciamo, comune sapere oppure trovare nei libri, perché noi ovviamente poi andiamo a vedere anche nei libri di storia, andiamo a vedere cos'è disponibile al grande pubblico, soprattutto oggi con tutti i mezzi che abbiamo, no? Però dopo, ciao, ciao a tutti! E dopo questa sessione mi sono consultata appunto, con altri colleghi in giro per il mondo. Abbiamo esaminato questo caso e la precisione dei dettagli è stata incredibile. Alcuni di questi particolari descrivevano proprio fatti che non erano ben documentati, voglio dire, non erano ampiamente conosciuti. Uno storico, che fra di noi, insomma, non è uno storico realmente, però ne sa molto più di noi di storia, confermava proprio che se uno non avesse proprio fatto uno studio particolareggiato, al quale in realtà poi secondo lui non c'era neanche accesso, diciamo, a queste fonti, no? Non era un accesso pubblico, diciamo così, non sarebbe stato possibile sapere tutto questo. Quindi l'unica cosa che possiamo dire noi è una prova che questa persona stesse attingendo a ricordi di una vita precedente in cui aveva vissuto come testimone o partecipante, diciamo, alla rivolta in qualche maniera. E quindi, che poi detta fra noi, anche se fosse un accesso a una memoria invece universale, a noi l'importante è che risolva il problema che le persone hanno, no? Quindi poi può essere quello o quell'altro, ma lo studio che stiamo facendo è proprio per capire se esattamente esistono o no, se sono vite passate o cos'altro.
visto che parliamo appunto di vite parallele e tutto quanto, quindi ad oggi noi possiamo portare solamente la realtà dei fatti che abbiamo davanti, più di quello non possiamo fare, se non appunto approfondire, cercare di non guardare le cose cercando un bias di conferma assolutamente, anzi, e cercando appunto di evitare di cadere, diciamo, davanti ad una costruzione mentale, una forma di immaginazione della persona che possiamo avere avanti a noi, che va bene lo stesso perché in molti casi comunque risolve il problema. Un attimo che vi leggo così passo poi magari a qualcos'altro. Allora, scusate che non va molto su, parto da Franca. Se avevate scritto qualcosa prima di questo messaggio, riscrivetemelo perché non li leggo, scusatemi, però è così che funziona Facebook. E allora, per quello li leggo ogni tanto senza perdere troppo tempo. Allora, Franca scriveva: Manipolati, io ho vissuto 35 anni fa e posso garantirvi che nessuno ne parlava, anzi, sono io che mi sono zittita perché presa per pazza. E infatti, esattamente, quando io ho iniziato di tutto questo, ma chi ne parlava? Ne parlavamo fra di noi, punto. Perché ovviamente, insomma, c'era anche un'ignoranza veramente diffusa che c'è ancora, ma insomma, sempre meno. Poi scrive Roberta: Brava, Pam, saggio consiglio, usiamo il discernimento assolutamente sempre. Anzi, questo è proprio il tempo, questi sono gli anni importanti per il discernimento. Questo è proprio è fondamentale. E poi dice Domenica: Grazie, sarebbe bello se potessi approfondire. Sì, ora me lo scrivo appena finisco, così magari facciamo una serata su questo. E poi Bianca scrive: Salve, buonasera a tutti, a te grazie, Pamela, grazie a te di essere qui con noi. E Bianca scrive: Se l'universo, e per chi crede in Dio, no, scusate, se l'universo e per chi crede Dio ha creato tutto questo così, forse ci sarà e c'è il proprio perché. Sarebbe stato bello nascere e vivere sempre in paradiso, invece ci si arriva dopo cicli di incarnazione, vero? Certo, guarda, ne parlavamo proprio oggi con un'altra amica che è qui con voi questa sera, no? E diceva: Ma perché passiamo attraverso cose così dolorose? Ma perché conosciamo tante persone che invece un cammino evolutivo lo fanno senza che qualcosa di doloroso accada nella propria vita? Niente, lo raccontavo proprio a lei, no? Siamo appena passati attraverso. Adesso lo dico, prima neanche parlavo, neanche ne dicevo il nome per non dare energie, appunto. Siamo passati attraverso un'esperienza come quella del Covid, ma quello che io, che era una grande opportunità per capire tante cose, e invece quello che abbiamo visto è una corsa frenetica a tornare a come stavamo prima, a fare quello che facevamo prima. Cioè, è veramente aberrante sta cosa. Sono rimasta stupita, veramente, no? Cioè, se neanche un'emergenza mondiale, poi chiamatela come vi pare, un'invenzione, quello che volete voi, qualsiasi cosa va bene, ma se neanche tutto questo, che sicuramente è stato qualcosa di abbastanza forte, neanche tutto questo ci ha portato a pensare di. Cioè, sicuramente c'è stato un risveglio, ma sicuramente molte delle persone che pensavano che si stavano risvegliando o che si erano risvegliate, e molte sono tornate di corsa all'orticello di prima, a cercare di far tornare la vita come era esattamente prima. Ma se nemmeno davanti a tutto questo siamo riusciti a capire, no, qualcosa in più e quindi ad andare avanti, per forza di cose poi accadono eventi davvero traumatici e davanti a quelli forse iniziamo a pensare, no? E a capire. E da là andiamo avanti. Purtroppo fin quando funzioneremo così le cose non cambiano, no? Dovremo sempre, capiremo sempre per salti di dolore, dico io. Poi Angela dice: Ah, ciao, ci puoi essere, grazie Angie. Ciao, Vale, ciao a tutti, ciao a tutti. Non saluto tutti uno a uno, ma vi leggo, eh. Ciao carissimi. Ciao, ciao a tutti, quanto siete belli, grazie. Magda scrive: Una forte attrazione verso libri e film inerenti a un certo periodo storico e aver rivissuto durante una sessione di regressione può essere spiegabile come un legame ancora forte con quella vita? Sì, assolutamente sì, Magda.
E di solito purtroppo facciamo il discorso al contrario. Scusate i rumori, ma non c'è il filtro di, non posso usare Zoom e quindi non c'è nessun filtro di rumori. E Magda, dicevo sì, di solito si dice: ah, io nella regressione ho visto, che ne so, Cleopatra per il tempo degli antichi egizi perché io adoro quel tempo, no? Amo l'Egitto e cioè, non è così, in realtà è il contrario, no? Quindi, siccome abbiamo fatto una vita, abbiamo vissuto una più vita, quello che sia, in quel periodo qualcosa è rimasto, no? Dentro di noi di bello, di affascinante, di positivo, quello che sia. Ed è per quello che portiamo con noi questa grande passione. Non è che siccome c'ho la passione dell'antica Grecia, vado nell'antica Grecia, no, è il contrario, ecco. Esattamente così. E sì, funziona proprio così. Poi scrive: ciao a tutti, aspetta un attimo che mi si è bloccato. E ciao a tutti, Silvia dice: ragione, Pami, siete belli. E Alessandro dice: sono totalmente d'accordo con te, Pamela, grazie infinite. Vera, ciao a tutti. Qua dice: chiudi le applicazioni inutilizzate. Non ce l'ho, non saprei proprio che altro chiudere. Andiamo, scusate, perché scusate un attimo solo, che qua dice azione necessaria. Vabbè. Vabbè, facciamo finta di niente, speriamo che. Tanto mi sembra che vada bene la connessione, quindi ok. Oh, e quindi dicevo: ah, oltretutto, ci sono anche moltissimi casi in cui abbiamo delle cicatrici, dei segni fisici, no? Che. Oh, è vero, Lucia, cioè io ti chiamo domani, ma di quale mese anno non si sa, ti chiamo Lucia. Domani no, però venerdì, sì, vedrai. L'ho detto in pubblico. Allora, parlavo appunto delle cicatrici, quindi tante persone sostengono proprio questo, no? Che no, diciamo, non lo collegano, però noi vediamo che c'è sempre, sempre, c'è spesso un collegamento fra alcuni segni fisici, fra alcune cicatrici di nascita, parlo di nascita, e i segni di ferite che corrispondono, diciamo così, a ferite o lesioni subite in una vita che poi è una vita precedente. E questo è un fenomeno appunto che ci porta a comunque pensare a qualcosa che non si può spiegare in altra maniera, no? Sempre parliamo di segni particolari, cicatrici che abbiamo, di nascita. Allora, Laura, ciao Laura! Allora, Laura scrive: leggevo su alcuni testi che si può provare invece avversione verso alcuni periodi storici nei quali abbiamo vissuto, dipende dall'esperienza fatta. Esattamente, se ci hanno decapitati in qualche posto, anche no. Esattamente così. Poi, Lucia, ti credo. Guarda, scusate, allora, un attimo. E non ho tolto alcuni rumori, ora li tolgo, per quello ogni tanto sentite che silenzio qualcosa. Allora, e poi ci sono anche, dice Cristina, come le macchie mongoliche, esattamente, esattamente, giusto, aspetta che devo aprire, tirarvi su giù, non capisco perché mi vedo. Ok, leggo solo pezzetti, no? Delle vostre domande. Sì, oltretutto ci sono anche delle fobie inspiegabili, no? A parte questo non amare magari alcuni periodi storici soprattutto, oppure alcuni luoghi, no? Ma molte persone hanno delle fobie che non sembrano avere una spiegazione nella vita attuale e quindi dopo magari una sessione o più sessioni di regressione, molte persone scoprono che queste paure sono legate ad eventi traumatici vissuti in una vita precedente. Quindi, per esempio, una persona con una paura irrazionale dell'acqua potrebbe ricordare di essere annegata in qualche modo in una vita precedente. Non so se questa sera c'è Tiziana che ha fatto pure il corso con me e che appunto ha risolto meravigliosamente il problema che aveva appunto di questo terrore dell'acqua. Titti, se ci sei, batti un colpo. Boom. Ciao, ciao a tutti! Laura dice: spesso proviamo attrazione per i periodi storici in cui abbiamo agito da aiutanti.
non incarnati in quel momento. Anche bravissima, hai tirato fuori un discorso enorme. Esattamente. Ciao Silvietta, ben arrivata. Non ti preoccupare, tanto abbiamo iniziato non da tantissimo. Alessandro dice: io ho sempre avuto paura dell'acqua. E Ale, probabilmente, cioè, uno ci nasce, no? Con queste paure, insomma, da che, sicuramente c'è qualcosa anche sul discorso del momento della nascita, però che è sempre un momento un po' difficile per tutti, però insomma, sicuramente c'è un perché. Ok, poi allora. 21:33, così possiamo andare avanti. E poi sotto regressione molte persone assumono proprio, come posso dire, un'altra personalità, no? Quella che avevano allora, non un problema di personalità multipla diciamo, un problema psichiatrico, no, 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 una personalità completamente differente che corrisponde a quella che avevano quando erano in un'altra vita, quindi un diverso modo di parlare, un diverso modo di comportarsi, il tono di voce che cambia tantissimo. Ecco, queste noi le chiamiamo espressioni di vite passate. E c'è una mia carissima amica che quando ricordava, quando era piccola, una bambina piccola, troppo forte, perché lo dico sempre, è alta, 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 una grande ragazza, insomma, è una ragazzona, e lei su questo così enorme, vederla così alta, che parlava proprio come una bambina piccolissima, ma lei, diciamo, durante la giornata così in generale non ci riesce, però era veramente carino. E poi ci sono proprio delle, non so se avete visto delle fotografie con delle somiglianze incredibili, quelle magari sono anche altre cose, però ci sono delle somiglianze allucinanti proprio con i personaggi. Certo, questo lo troviamo molto raramente perché al contrario di come si pensa, perché tutti pensano che magari siamo stati tutti eroi, tutti principi, tutti, ma non è vero per niente. Di solito queste vite sono sempre disastrate, sempre delle vite difficili, no? Io dico sempre che chi racconta certe cose è perché non ne sa nulla di questo tipo di lavoro, no? E di esperienza, quindi non è, assolutamente non è così. Ma in quei rari casi in cui ci si è riconosciuti, molto spesso c'è una grande somiglianza fisica, e questo ovviamente dà, no, insomma, è un gradino in più di credibilità in quello che stiamo vivendo e ascoltando, noi che ascoltiamo e chi lo vive ovviamente dall'altra parte. Ah, e poi aspettate, poi ci sono delle esperienze collettive, cioè ci sono casi che non sono abbastanza rari, però ci sono gruppi di persone che si riconoscono, che si conoscono. E che se noi facciamo, questo lo facciamo quando studiamo ovviamente, mentre facciamo ricerca, abbiamo fatto una volta, appunto più di una volta, però questa volta è stata veramente eclatante, persone che non avevano mai fatto questo tipo di esperienza, sono state prese separatamente da ognuno di noi e tutti hanno raccontato, ma noi non avevamo detto nulla di quello che andavamo a fare, e addirittura chi aveva avuto l'idea, che ero stata io, a parte che non l'avevo detto a nessuno, ma non dovevo conoscere io nessuno delle persone che avrebbero poi fatto parte di questo studio, perché altrimenti poteva inficiare quello che per noi era una cosa importante. E quindi queste persone hanno ricordato tutte uno stesso periodo. Perché abbiamo chiesto proprio di andare se c'era, al momento, alla vita in cui loro erano collegati in qualche maniera, e tutti incredibilmente hanno detto la stessa cosa, ognuno. Poi dopo, quando abbiamo fatto un confronto noi fra colleghi, effettivamente tutto collimava, è una cosa veramente bellissima, incredibile, voglio dire, è molto affascinante vedere come funziona la mente, no? A volte, sapete, se ci fosse un vero dibattito serio, pulito fra scettici e credenti, sarebbe anche interessante, no? Perché purtroppo in qualche maniera la scienza non ha ancora trovato le prove non quelle definitive, perché ci sono grosse prove in realtà, non quelle che vogliono loro come lo vogliono loro, però queste esperienze in realtà sono eclatanti, no? E quindi poi c'è anche il riconoscimento, per esempio. Aspetta, che invece no, vi leggo un attimo solo.
Dice Alessandro, ti è mai capitato di salutare le persone che assomigliano tanto alle persone che conosciamo? A volte a me succede, come no, voglia, come quando, quando incontriamo qualcuno e siamo sicurissimi che l'abbiamo già conosciuto, no? E invece quando dici, ma forse t'ho visto lì, forse t'ho visto là, niente. E probabilmente sono proprio persone che fanno parte di questa che chiamiamo famiglia animica, non facciamo tutte le vite tutti quanti insieme, però molti fanno, no? Poi le varie vite insieme, quindi sicuramente ci riconosciamo in qualche maniera. E poi che dite? È tutto bloccato? Aspettate. Un attimo solo. Ah, ciao Barbara, ciao Silva, Silvana. Allora dice, ma perché ritornare tante volte e provare esperienze dolorose? Non si può rimanere nella luce e accontentarsi dell'esperienza accumulata? Ne ho parlato poco fa, prima. E no, cioè sicuramente ha bisogno di una risposta più complessa, voglio dire. In questa risposta ci dovrebbe essere talmente tanto scibile di tutto ciò che è esoterismo, che veramente ci vogliono anni. Basterebbe però dire che se così fosse non staremmo qua, si vede che proprio non ce la facciamo, no? A fare. Se tu pensi che nella dualità di questa vita ovviamente c'è quello che noi chiamiamo bene e male, che poi vabbè, insomma, sono le parti opposte di una stessa identica linea, chiamiamola così. Insomma, fra chi si comporta bene e chi si comporta male, per portare proprio il discorso molto giù, molto in qualcosa di veramente fin troppo semplice, si vede che non è così, altrimenti staremmo su, no? Senza dubbio. Quando capisci come funziona il karma, alla fine capisci che è giusto e corretto tutto questo. E poi dice Barbara, della famiglia animica fanno parte anche i nostri animali. Guarda, non c'è una grande letteratura rispetto a questo, però sembrerebbe proprio di sì, che alcuni animali comunque tornano a far parte della famiglia. Sì, sì, sì. Ti ho detto, però c'è poca letteratura, perché anche nelle regressioni si incontrano di nuovo i propri animali, però molto più raramente di tutto ciò che poi in realtà succede, ed è veramente ancor più eclatante, insomma, no? E poi ci sono dei casi, per esempio, di reincarnazione immediata. Questo lo dico perché molte persone danno delle età, dei, diciamo, dei lassi di tempo fissi, no? C'è chi dice assolutamente ci reincarniamo ogni 500 anni, c'è chi dice da 1500 a 2000, c'è chi dice 9 mesi, ognuno dice la sua. In realtà quello che io penso, da quello che vedo costantemente, è che non c'è un'età specifica. Quando uno ha fatto il lavoro, non c'è un tempo specifico. Quando uno ha fatto ed è pronto a reincarnarsi, ha fatto quel lavoro che si fa nel tempo di vita fra le vite, quello però è molto, molto personale. Non ci sono queste regole così fisse, capito? Perché ci sono anche tanti casi, per esempio, di reincarnazione immediata, non dico tantissimi, però sicuramente abbastanza. Quindi persone che possono, che affermano di essere morte in una vita passata, di essere rinate quasi immediatamente dopo, no? Magari in una località vicina, e magari nella stessa famiglia, ma da una sorella, da una zia, eccetera, eccetera, e soprattutto spesso con un ricordo vivido della loro morte precedente. E in questi casi i dettagli della morte e della successiva rinascita sono stati verificati tante volte attraverso ricerche storiche, aneddotiche e via dicendo. Quindi senza nessun dubbio questo è accaduto, soprattutto quando parliamo di bambini piccoli che non possono avere accesso, e soprattutto non gliene importerebbe niente di fare tutto questo, capito? E poi vediamo, Franca, siamo sempre le stesse anime o ne nascono di nuove? Ma in realtà, Maria Rosa, è che qua dobbiamo aprire proprio il discorso altri pianeti, no? Perché non ci sono
diciamo, non c'è solamente una incarnazione su questo pianeta, ci sono incarnazioni anche su altri pianeti. Poi c'è anche tutto un discorso di scissione delle anime, quindi lì andiamo ancora più avanti. E a proposito dei ricordi, diciamo, di altri pianeti, molte persone ricordano proprio vite aliene, diciamo così, su altri pianeti. Quindi riportano proprio le persone di aver vissuto vite passate in altri pianeti o come esseri non umani. E in questi racconti loro descrivono mondi completamente diversi dalla Terra e forme di vita completamente differenti. E quindi questo poi porta alla questione delle vite passate in un contesto molto più ampio, no? E questo mi porta, mi ricorda, aspetta che vi leggo prima che va su un attimo solo. Laura dice: se si fa fatica a entrare e vedere vite precedenti e si tende a restare al massimo nello spazio tra le vite, da cosa può dipendere? È che c'è qualcosa che la persona deve vedere in quel momento, no? Perché la nostra mente, noi possiamo chiedere alla nostra mente qualsiasi cosa, però se la nostra mente sa che per noi è importante vedere, capire qualcosa prima del resto, sicuramente andiamo a vedere quel qualcosa che per la nostra mente, profonda è di primaria importanza. Quindi, senza dubbio, in quel tempo, spazio tra le vite c'è qualcosa di primaria importanza. Se non si vede quello, è meglio non andare a vedere le altre cose. Diciamo, bisogna sempre un po' seguire quella che è la propria l'indicazione della propria mente, della mente di chi sta lavorando, ovviamente. E poi, scrive Denise, mi ha colpito il caso di quel bambino che ricordava perfettamente la sua vita precedente in un video che avevi proposto. Sì, Cameron, no? Vi ricordate? E anche, come si chiamava, Voyager in Italia l'aveva fatto, proprio uno speciale su Cameron. Quello, se lo volete vedere, ecco, grazie Denise che me l'hai ricordato, perché quello è uno dei casi proprio più eclatanti. Loro oltretutto non hanno preso per buono perché là, sai, si fa punteggi purtroppo, ma bisognerebbe usare un pochino più l'intuizione, no? La mente, eccetera. Non hanno preso per buono un nome, però io dico sempre, sapete che parliamo della Scozia e sapete che l'accento scozzese è completamente diverso, no? E se senti parlare uno scozzese capisci quanto possono essere differenti le parole pronunciate da uno scozzese o da qualsiasi altra persona che parla inglese. Quindi, se tu lo senti in scozzese, è esattamente quello che dice il bambino. Quindi, secondo me, io invece lo vedo proprio come un punto in più a favore, però insomma, tanto, diciamo, punto più, punto meno, anche se non fosse il 100%, ma il 98-99% di esattezza è sempre tantissimo, insomma, no? Sì, esatto, questo se lo volete vedere guardatelo perché è veramente molto interessante, poi è in italiano e quindi è più facile. Ok. E poi a proposito di tutto questo, ci sono anche dei déjà vu che però questo senso di déjà vu in determinati luoghi, in determinate situazioni o durante la regressione. E magari capisce che questo senso di familiarità deriva da esperienze vissute in una vita passata e questo può includere anche sensazioni di aver già visitato un certo luogo, aver già incontrato una certa persona, nonostante, appunto, come dicevo poco fa, magari sia la prima volta che ci incontriamo con quella persona nella vita presente o magari siamo in quel posto per la prima volta nella vita attuale. E poi ci sono dei modelli, diciamo, di comportamento ripetuti, no? E questo è importante perché questi, facciamo un esempio, una persona che potrebbe scoprire di aver sempre avuto un ruolo simile in vite passate, no? Facciamo un esempio, un insegnante, ok? E questo è un tema ricorrente nella loro esistenza, nella sua esistenza. Ha un significato, va guardato, va compreso, no? E quindi sicuramente in qualsiasi piccola, grande, come si dice, esperienza di regressione c'è sempre tantissimo da imparare.
poi scrivete. Ma che mi dai del lei? No, Deb, ci diamo tutti del tu qua. Avalon. Sì, ne ho sentito parlare. Silvana invece dice la reincarnazione sembra essere una purificazione dello spirito. Se volete poi scusate, scusa Silvana che mi fermo. Se volete ne parliamo con una persona che ne sa molto di più, o ne parliamo insieme, e che è proprio il mio amico Dario Del Buono che fa parte appunto dei relatori qui di Bridge of Light e ne possiamo parlare una sera insieme, ora gliene parlo. E per Avalon dicevo. Poi Silvana scrive: la reincarnazione sembra essere una purificazione dello spirito tramite le varie esperienze più o meno dolorose. Ma se lo spirito è già puro e immortale, perché questa necessità di tornare a chi serve? A Dio? Ma tu sai che in realtà siamo tutti in costante evoluzione, siamo tutti in costante evoluzione. Ora dico una cosa che qualcuno cade dalla sedia, però compreso Dio, un po' come dire, l'universo è sempre in evoluzione e quindi anche noi dovremmo sempre essere in evoluzione. Non è che quello che noi chiamiamo Dio sta là, ormai lui è fisso così, no, è una evoluzione continua, è molto più esteso, no? Questo discorso. Ovviamente se lo prendiamo da tutto ciò che ci hanno insegnato, magari quando eravamo piccoli, la chiesa e via dicendo, sicuramente è più difficile. Però andando per esempio senza passare per la teosofia che magari è un pochino più ostica, soprattutto all'inizio, però se per esempio ti avvicini all'antroposofia comprendi bene poi come funziona tutto questo. Certo, ci vogliono tanti anni, tanto studio, tanto interesse, però siamo qua e siamo qui per questo, ma noi comunque ne parliamo spesso, quindi ne parleremo anche in futuro. E poi Maria Rosa scrive: cosa pensi delle costellazioni familiari? Ottime, servono sempre moltissimo e le faccio, a volte accade di farle anche durante le regressioni, per forza di cose è necessario, quindi si può fare anche in questo caso e sì, sono più che utili. Poi Tizia, come sempre, la premessa è fatte bene, certo, dipende sempre dall'operatore, qualsiasi cosa, no? Che facciamo nella vita, ma anche nella medicina, voglio dire, dipende sempre dal medico, anche l'insegnante dipende sempre dall'insegnante, no? È sempre così, però sì, sono molto utili. E poi scrive Tiziana, da bambina avevo tantissimi déjà vu, ero sonnambula, vedi, questa è un'altra cosa importante. E sarebbe interessante vedere se c'è un collegamento. Poi Alessandra dice: ah, scusa, Alessandro, perché non ci leggo. Allora, Pamela, parli di quel bambino che ricorda la sua vita passata. Ce ne stanno tanti, di bambini. Dice: quel bambino si ricordava che nella vita passata era un militare che durante la seconda guerra mondiale è morto nel suo aereo da guerra. Questo è un altro. Cameron ricordava una vita nell'isola di Barra. Ed è un altro caso, però sì, sono tanti i bambini che se voi leggete Ian Stevenson, lui ha scritto appunto un libro bellissimo su i bambini che ricordano vite passate. Scusate, i capelli, ma un caldo tremendo. Esatto, Denise dice, mi riferisco ad un bambino che ricordava la casa dove abitava, il cane, il nome del papà e tramite una persona ancora viva ha stabilito che c'erano riscontri. Esattamente, sì, proprio quello. Quindi ci sono veramente tante cose interessantissime di cui vorrei parlarvene la prossima volta che ci vediamo, che sarà il secondo lunedì di settembre. Sì. E poi dopo riprendiamo tutti i lunedì alle 21:30, che è il mio solito appuntamento con voi. E vi volevo proprio parlare, perché adesso siamo, diciamo, addirittura d'arrivo, di memorie di vita addirittura in epoche sconosciute, oppure come esseri mitologici, e lì parliamo di tutt'altra cosa, no? Allora ci dobbiamo rifare invece a tutto quello che è simbolico, no? Simbolico, metaforico, e quello è un altro discorso ancora. Aspetta che intanto però vi leggo. E Gianna scrive: è possibile che un'anima sia presente in un bimbo e contemporaneamente in un altro membro della sua stessa famiglia, come se fosse
un ritorno per rifare cose che ha sbagliato? Scusa se sembra un po' folle come domanda. No, no, tu parli di una scissione dell'anima, giusto? Diciamo che anche questo è contemplato, sì. Anche se è difficile, però sì, abbiamo delle prove anche, prove, delle esperienze anche su questo documentate. Franca dice, molto, molto poche, però sì, da piccola dice, anzi scusa, è più facile che poi quella vita finisca e si reincarni molto rapidamente, è molto accade molto più spesso. E Franca dice, da piccola ho avuto sempre una grande passione per il Sud America, uno sciamano mi conferma, una vita interiore in Messico ed ero uomo e tutto il resto. Eh sì, perché effettivamente si possono vedere, bisogna essere diciamo particolari, no? Per vederle, anche se io dico sempre, io pure farei prima, mi avrete sentito dirlo 500 volte, farei prima. 20 minuti abbiamo fatto, no? Ti racconto quello che eri, quello che sono i collegamenti con la vita odierna e arrivederci. Però il fatto è che a livello psicologico per essere poi catartico c'è bisogno di tutt'altro, no? Quindi di vivere di nuovo quella che è stata l'esperienza di cui parlavamo, appunto, che è collegata con la vita attuale. Ciao Anna, ciao Marina. Ecco, quindi dicevo addirittura memorie appunto di epoche sconosciute, cioè ricordi di civiltà e culture che non esistono nei registri storici conosciuti. Quindi quando parliamo appunto di mondi avanzati, società con tecnologie e strutture sociali molto diverse da quelle documentate, diciamo. Ecco, questi ricordi che andiamo a scoprire alimentano proprio la teoria di civiltà perdute o di epoche precedenti non ancora scoperte dalla scienza. Anche questo è molto interessante. Oppure vite come animali, come addirittura la nostra amica appunto ci ha riportato le sensazioni di questa vita come pietra, era una pietra e un minerale. Nonostante, dice, ma i minerali che cosa possono? No, anche invece è stato bellissimo ascoltarla, no? Perché, ecco, se potessi, vabbè, magari un giorno le invito tutte queste persone, non tutte, perché ovviamente non tutte vogliono rendere pubblico le loro esperienze, ovviamente. Però qualcuno potrebbe anche venire e raccontarci qualcosa, così lo sentite, l'hanno già fatto alcuni, quindi lo possiamo ripetere magari con le stesse persone o con altre persone. Poi un attimo solo. Ciao ciao a tutti. Monia, ciao, dice affascinanti i ricordi di mondi sconosciuti, sì, ma poi con una ricchezza, guarda, incredibile di particolari. E poi Maria Rosa dice, scusa Pam, come mai alcuni riescono a vedere tanti particolari nelle regressioni e altri fanno più fatica a ricordare? Perché ci sono proprio dei blocchi che mettono quelle persone, spesso sono persone che tendono a tenere tutto sotto controllo, persone che non si lasciano andare. E quindi ovviamente c'è sempre un perché, e quindi ci vuole un po' di più per ricordare poi tutti i particolari. Ci sono persone che hanno una grande facilità, che tante volte io dico state zitte 5 minuti perché non andiamo avanti, e che ti raccontano tutti i più piccoli particolari, e persone che prima che gli tiri fuori una parola, anche perché magari loro ne vivono di più le cose, però non raccontano proprio tutto, e c'è sempre un po' E anche un discorso, io faccio sempre un po' un lavoro con queste persone di autorità su se stessi, perché quando noi stiamo facendo un lavoro, se pensiamo che lo stiamo facendo per noi, perché nessuno ti obbliga a fare un lavoro di questo genere con me ovviamente o con qualsiasi altro, pensi appunto di farlo per il tuo bene, e se lo fai per il tuo bene dovresti sapere che è meglio che te la permetti, no? Questa esperienza, non permetterla a se stesse significa che abbiamo un controllo su noi stessi che però ci blocca, che però non ci permette di avere quella che io chiamo autorità su noi stessi, e quindi poi spesso accade che l'autorità su noi la diamo ad altri, no?
E invece questo è un lavoro importantissimo che devono fare soprattutto le persone che, non, che hanno delle difficoltà proprio a fare questo tipo di lavoro. E poi dice, scrive Alessandro, sì, Pamela, potremmo ascoltare le loro storie, sarebbe bello e ci arricchirebbe interiormente, naturalmente, se vogliono, assolutamente sì. Ma guarda, abbiamo fatto un, non so se è già accesso il mio canale, però sicuramente lo trovate perché... Non mi ricordo neanche più quando l'abbiamo fatto, ma può darsi che ci sia anche nel mio canale, se lo cercate su YouTube, ci dovrebbe essere almeno una delle volte in cui insomma ci siamo incontrate e abbiamo parlato di tutto questo con altre persone. Poi dice Lucia, io vorrei tanto sapere una vita precedente perché sento che mi può aiutare per questa vita. Beh, diciamo Lucia, è proprio quello, no? Il perché. Non si fa certo per, cioè, si può fare pure per quello, però anche se si fa per curiosità, io tante volte dico la curiosità è quella che poi ti porta, no, a risolvere i problemi tante volte, perché magari uno lo fa solo per curiosità, poi si rende conto del perché è andato a vivere, a rivivere proprio quel tipo di quella vita fra tante vite e c'è sempre un collegamento con la vita attuale, ovviamente. E basta fare una sessione individuale. Lucia. Poi Nicoletta domanda, ma tutti possiamo fare un'esperienza di regressione? Non ho mai approfondito questo argomento, ma lo trovo molto stimolante. Assolutamente sì. Diciamo, se uno non è chiuso a tutto questo, è ovvio che, e si lascia andare, e poi in generale bisogna avere un po' di fiducia, no? Negli altri, un po', diciamo, lasciarsi guidare, anche perché è solamente una guida, nessuno dice alla persona che cosa deve vedere delle vite precedenti, ovviamente, però sicuramente qualcosa che, ma non è solamente per vedere cosa siamo stati, cosa è accaduto, in quale maniera è collegato alla vita attuale, non è solo questo, è la cosa più importante di tutte, io lo dico sempre a chi fa i corsi, per esempio con me, di Past Life Regression e di ipnosi evolutiva, che la cosa più importante è il lavoro sulla coscienza che noi facciamo, perché c'è un lavoro di apertura di coscienza ed è là che dobbiamo andare a mettere il focus. Quella è la cosa più importante in assoluto, perché una coscienza aperta significa un lavoro evolutivo, no? In atto ed è importantissimo. Quindi sì. In generale tutti, non, sono pochissime le persone che non lo possono fare. Ci sono dei casi particolari che però insomma si vede prima, c'è sempre un po' si fa sempre una chiacchierata prima, no? E Beatrice dice, prima, no? E Beatrice dice, anche a me interessa molto il discorso delle vite passate, ma io penso che chiunque, diciamo, voglia sapere qualcosa di più, almeno su se stesso, non può non avere, diciamo, voglia sapere qualcosa di più, almeno su se stesso, non può non avere questo tipo di interesse. Molte persone per non so per quale tipo di interesse, molte persone per non so per quale motivo dicono: no, ho paura, ma paura di che? Sono cose che noi abbiamo fatto, un po' come dire: hai paura di quello che è successo? Paura di quello che è successo in questa tua vita? Paura, ormai è passato, no? Possiamo solamente vedere il passato, hai paura di quello che è successo in questa tua vita? Paura, ormai è passato, no? Possiamo solamente vedere il passato, prendere quelle che sono, quelle che sono gli insegnamenti di tutto quello che ci è accaduto e farne tesoro per la vita presente, presente e futura. Poi, no? E Alessandro dice: sì, mi ricordo di quella diretta, sai, che gli altri raccontavano le loro storie. Bravo Ale. E poi dice Lucia: si può fare a distanza con te nella mia zona? Non so se c'è qualcuno. Sì, io ormai faccio praticamente tutto online perché capite bene che muovermi significa costi, tempo, cioè di tutto. Perché capite bene che muovermi significa costi, tempo, cioè di tutto, e quindi diventa più difficoltoso. Sì, e quindi diventa più difficoltoso. Sì, si può fare. Se sentite qualche diretta mia di qualche anno fa,
diretta mia di qualche anno fa, dicevo si può fare, ma io eviterei, no, io lo evito. Ma mi sono resa diretta mia di qualche anno fa, dicevo si può fare, ma io eviterei, no, io lo evito. Ma mi sono resa conto che in realtà era un sistema di sicurezza mio, no? Perché ovviamente in realtà era un sistema di sicurezza mio, no? Perché ovviamente se tu hai sotto di te la persona vicino a te, pensi di essere più in grado, no? Di fare qualsiasi cosa. In realtà mi sono resa conto che a distanza, a volte per alcune persone anche meglio, perché quel filtro fa sì che la persona stia attenta, perché la persona di solito viene da te dicendo fai tutto tu. Alcune persone anche meglio, perché quel filtro fa sì che la persona stia attenta, perché la persona di solito viene da te dicendo fai tutto tu, e no, e no, qua si lavora insieme e si impara a lavorare, che è la cosa più importante, e no, qua si lavora insieme e si impara a lavorare, che è la cosa più importante di tutte, altrimenti saremo sempre quelli che anziché curarci e prevenire magari quello che possiamo, andiamo dal medico e diciamo io sono arrivata qua, io ti dico quello che ho, tu mi dai, quello che è la soluzione. Non funziona così, perché se no avremo sempre bisogno del medico. Invece quello che per me è importante è che le persone siano indipendenti, ok? Autonome, cioè cercare di cerco sempre di dare a tutti proprio dei, l'avrete visto ovviamente, a parte quelli che fanno i corsi con me, ma in generale cerco sempre di dare strumenti, no? Da poter utilizzare. Ciao tesorina! A parte quelli che fanno i corsi con me, ma in generale cerco sempre di dare strumenti, no? Da poter utilizzare. Ciao tesorina! Allora, aspetta, aspetta. Ah, sarà. Allora, aspetta, aspetta. Ah, sarà bloccato? Allora, Denise dice: sì, ricordo un'esperienza che hai fatto in diretta con Alfredo, dove ha ricordato. Allora, Denise dice: sì, ricordo un'esperienza che hai fatto in diretta con Alfredo, dove ha ricordato una vita in Egitto. Sì, a proposito di quella volta, che poi una signora ha detto: ma la vita allora non era come adesso? Quando io chiedo, ora capirete mentre spiego il perché di questo, di quello che so a volte, più o meno quanti mentre spiego il perché di questo, di quello che sto dicendo. Dico a volte più o meno quanti anni hai, no? Lì, oppure quando lasci quel corpo fisico, quindi al momento della morte, quanti anni hai lì, oppure quando lasci quel corpo fisico, quindi al momento della morte, quanti anni hai più o meno? Quando la persona dice 80 e magari lì si viveva fino a 30, lì si viveva fino a 30, quando invece abbiamo scoperto che vivevano molto di più, era tipo 130, 140 anni, 150 anni, comunque vabbè, e è sempre rapportato, io dico dobbiamo usare un po' di intelligenza, no? Un po' d'apertura mentale, comunque vabbè, e è sempre rapportato, io dico dobbiamo usare un po' di intelligenza, no? Un po' d'apertura mentale, è sempre rapportato a quello che oggi, no, diremmo, quanto più o meno quelli che magari erano, diciamo, 60 anni tanto tempo fa sono come 90 di oggi, no? Per dire, ma è per avere un'idea se del vecchio, giovane e via dicendo, insomma, non è poi così, sono come 90 di oggi, no? Per dire, ma è per avere un'idea se del vecchio, giovane e via dicendo, insomma, non è poi così, sapete, il tempo è qualcosa di molto particolare, il tempo in realtà non esiste. Sapete, il tempo è qualcosa di molto particolare, il tempo in realtà non esiste, quindi quel tempo che noi mettiamo sulla vita, di oggi sicuramente non ha lo stesso valore del tempo di prima, no? Ma se voi non vedete che siamo sulla vita di oggi sicuramente non ha lo stesso valore del tempo di prima, no? Ma se voi non vedete che magari se pensate a quando eravamo piccoli, io mi ricordo che se pensate a quando eravamo piccoli, io mi ricordo che quando ero piccola uscivo da scuola e c'era tempo per fare un milione di cose. Oggi, nonostante abbiamo tutti questi sistemi che dovrebbero aiutarci,
di cose. Oggi, nonostante abbiamo tutti questi sistemi che dovrebbero aiutarci, no, ad avere più tempo, come appunto i computer, eccetera, eccetera, non abbiamo più tempo. Il tempo vola. Lo vediamo quando dobbiamo andare 2 ore prima, di un volo, no, in aeroporto. È sempre 2 ore prima andavamo pure, tanto tempo fa. Sempre 2 ore prima andavamo pure, tanto tempo fa, ma tanti anni fa io mi ricordo che queste 2 ore non passavano mai, erano lunghissime.